Ciao amici, state affrontando una dieta e volete evitare di ingrassare? Ah, Simona, mi sembra la trama del film Mission Impossible. Ma dai, guarda che oggi ti faccio assaggiare il sapore del successo. E per farlo vediamo 5 cibi da evitare se si vuole dimagrire. Per le amiche e gli amici che vogliono dimagrire, alla fine del video ho preparato un regalino. Tutto bello a parole, ma mantenere la dieta è difficile. Come posso fare? È più facile di quello che sembra, vedrai. Sembra difficile perché spesso ci si abitua a mangiare male e cibi che danno dipendenza. Cambiare le cattive abitudini è il primo passo per ritrovare e mantenere la linea. Quali sono i cibi dai quali dovrei stare lontana se non voglio ingrassare? Pronti con carta e penna? Ecco i 5 cibi da evitare assolutamente per non ingrassare. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Carne rossa. La carne rossa è dannosa per la salute, al suo posto meglio la carne bianca. Se non riuscite a eliminarla, limitatene il consumo a massimo 500 grammi a settimana. Da evitare assolutamente la cottura alla brace, che crea un rischio cancerogeno. Da evitare anche le carni lavorate come salumi e wurstel. 2. Zucchero bianco. Lo zucchero bianco non è solo quello che aggiungiamo noi al caffè, ma è nascosto in moltissimi prodotti, biscotti, torte, prodotti da forno, ma anche salse e prodotti da forno salati ne contengono. Se non leggiamo le etichette degli ingredienti, assumiamo calorie fantasma che ci fanno ingrassare. 3. Patatine fritte. Immancabile contorno dei fast food, una tira l'altra. Come resistere alle patatine fritte? Impossibile. L'unica soluzione è alla larga. Sono una bomba di amido, cioè una forma di zucchero complesso. Il loro apporto calorico aumenta se vengono condite con maionese o ketchup, spesso ricchi di zucchero, per non parlare del troppo sale e dell'olio con cui vengono fritte, da evitare. 4. Pane bianco. Il pane bianco è nocivo e fa ingrassare perché è ottenuto con le farine raffinate. Meglio limitarne il consumo a 2 fette al giorno o ancora meglio sostituirlo con il pane integrale. 5. Dolci. L'unico rimedio efficace che conosco al consumo dei dolci è non comprarli. Gli zuccheri raffinati sono tutti sconsigliati per chi vuole dimagrire e nemmeno i dolcificanti fanno bene. Per dolcificare meglio il miele. E se proprio non si riesce a fare a meno del dolce, 2 quadretti di cioccolato fondente vanno più che bene, ma almeno al 70-80% e senza zucchero bianco. In descrizione trovate il link a un cioccolato fondente di ottima qualità che è anche proteico. Avete visto amici quali sono i cibi da evitare assolutamente per non ingrassare? E ora il momento del regalo, come promesso. Ho preparato per voi un PDF da scaricare gratis con alcuni pratici consigli brucia grassi. Trovate il link qui sotto in descrizione. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.